che provava per sua moglie Clio e i suoi figli Giulio e Giovanni. Quando eravamo più piccoli, ha potuto registrare un segno tangibile di affetto e ammirazione reso ancor più solenne. Convinto europeista, è stato parlamentare europeo per due legislature. Anche se come militante del PC a suo tempo a volte non ero d'accordo con le sue idee, però una persona, un politico democratico, razionale, che ha sempre cercato di unire, diciamo così, la sinistra, forse per certe cose era troppo avanti e noi non l'abbiamo capito. E il problema è che con lui se ne va anche un altro pezzo di politici seri, politici che tenevano veramente a questo paese, anche magari rinunciando a volte a delle idee e facendo dei compromessi. I politici di oggi purtroppo la maggior parte sono delle persone ignoranti che non hanno raccolto i valori di questi personaggi politici. Era primo presidente della Repubblica di cui ho ricordo da quando ero più piccolo. Cosa mi piaceva? Ma sicuramente il fatto che la sua caratura culturale, istituzionale, molto, molto appunto di spessore, che forse manca oggi nella politica dei nostri giorni. Un uomo della Prima Repubblica di una certa caratura. Sì, mi definisco una persona di sinistra, lui veniva dal PC, ebbe un ruolo dirigenziale importante all'interno del PC in più anni, con più sfaccettature. Per esempio non condannò l'arrivo dei carri armati sovietici in Ungheria, allo stesso tempo però fu uno dei fondatori della corrente migliorista all'interno del PC. Era un bravo politico? È un bravo, sì, politico, io penso, oltre politico, pure come persona. Domando, se lui non crede, dove andrà? E io un giorno, dove andrò? Cioè, esiste o non esiste? Papa dice di sì, e lui incerto. Un personaggio che rappresenta, diciamo, l'intero Novecento, un personaggio illustro che ha vissuto la storia d'Italia e la creazione della Repubblica, quindi sono qui per onorarlo. Ci ha insegnato moltissimo come ci si comporta in una Repubblica pur avendo delle false idee, forti idee, anche in momenti molto difficili come quelli in cui lui è stato appunto Presidente della Repubblica.